oggi è una giornata terribile, ma è stata molto molto produttiva per quanto mi riguarda, perché sono le 10:30, scusate lo stato dei miei capelli, ma c'è un motivo, perché stamattina ho fatto, attenzione, Tapirulan. Devo ancora dare una sistemata ai capelli e mi sto bevendo il mio solito latte macchiato nella mia tazzona di Game of Thrones. Per chi lo ha visto, mi dica subito nei commenti che casata preferite. Sono in quella fase dove mi rimetterei a dormire fino a ora di pranzo, però allo stesso tempo mi sento molto molto produttiva perché so di aver fatto qualcosa questa mattina. Tra l'altro oggi sarà una giornata, sì, alla fine super produttiva, perché a parte devo fare alcune cosine di lavoro, ma dall'una alle due sarò ospite a Radio Radio via telefono. Infatti per fortuna nessuno vedrà il mio stato. Comunque grazie mille, perché l'intervista doppia che è uscita ieri con Issima91, che io amo alla follia, Cristiano, sta andando benissimo e vi è piaciuta da morire. I commenti sono tutti meravigliosi. Se non l'avete vista ve la lascio qua sotto e anche da qualche parte qui in giro. In realtà mi sarei fatta volentieri un tè, però ragazzi, già il tempo ci si mette, io sono meteoropatica, lo sapete, e avevo bisogno di caffè. Caffè forever and ever. Ogni momento della giornata è ottimo per bere il caffè. Poi voglio anche farvi vedere qualcosina che mi è arrivata ieri con un pacco, con due pacchi Cosmai Fai, quindi le nuove uscite, perché so che siete molto curiosi. E sto cercando di cambiare skincare, sto cercando di cambiare un prodotto alla volta e non di stravolgere tutto quanto, per vedere come reagisce appunto la mia pelle. Per il momento ancora nessun cambiamento, se non che questa zona è perennemente abitata da imperfezioni e cose di questo tipo. La situazione è questa. Mi sono spostata in cucina perché volevo farvi vedere al volissimo alcune novità di Fitbia, tra cui, primo di tutti, questo nuovissimo tè, Strawberry Vanilla Detox Tea. È praticamente un mix innovativo perché hanno unito due dei loro best sellers per creare appunto questo tè. Ha un doppio sapore e ha tre benefici chiave, ossia depura, sgonfia e riduce la ritenzione idrica. Come vedete, io già l'ho provato varie volte e lo prenderò anche questo pomeriggio e vi dico che ha un sapore veramente spaziale. Poi c'è questa Wild Thermo Bottle, che è leopardata, come vedete, tutta questa trama leopardata, e sa praticamente di estate nonostante il tempaccio fuori. È ovviamente termica, quindi mantiene la temperatura sia calda che fredda dei vostri tè. E se volete portarvi in giro appunto la bottle, c'è anche questa bag che è termica anch'essa, quindi mantiene perfettamente la temperatura e potete portarvela naturalmente in giro, perché c'è anche tutta la cordina, la tracollina. Io vi do subito il mio codice sconto, che è KMAGGIO, con il quale, con una spesa di almeno 59 euro sul sito di Fitbia appunto, avrete il 25% di sconto e due regali a scelta fra 6, fra cui me li sono anche scritti, come sapete la mia memoria soprattutto di mattina non va, tra cui il Super Fruit Detox Tea, il Mango Slim Tea e
tanti tanti snack, tra cui quelli al cioccolato bianco, i white chocolate protein snack. Mi raccomando, andate a vedere tutte le cosine sul sito di Fitvia, vi lascio i link qua sotto. Per chi magari non ama tanto la fragola, questo tè è ottimo, è un'alternativa ottima. Adesso volo di nuovo su perché sono scesa qui subito dopo essermi truccata e non vi ho fatto vedere le cosine principali che ho utilizzato, perché so che siete sempre sempre curiose, mi chiedete sempre cosa hai usato, cosa hai usato qui, cosa hai usato qui, insomma le cose principali. Oggi ho fatto un trucco super super semplice, per quanto a voi possa essere stato elaborato. Ho utilizzato come stick per il contouring, come al solito, questo di Fenty Beauty. Poi ragazzi e ragazze, se avete visto l'ultimo vlog, oddio scusate di nuovo le unghie, ma le sto facendo respirare, queste sono veramente le mie e non voglio farvele vedere. Questa cipria, guardate, c'è proprio la conchetta, per farvi capire che io in una settimana ho utilizzato solamente lei. È meravigliosa, ve la faccio rivedere così la potete acquistare se vi va. Nabla Close Up. Veramente ragazze, pialla da morire, meravigliosa. Come al solito l'illuminante di Wycon, questo lo utilizzo anche come ombretto come ho fatto oggi. Strobe Fusion con il pennello di Basic Gaia per Cosmify. Questo blush che da quando l'ho comprato sto usando sempre e solo lui, questo qui. E poi oggi ho utilizzato questa tinta labbra di Banana Beauty nella tonalità Cobra Sita. Questo è il trucco, molto molto semplice, però mi piace da morire, sui toni un po' pescati, molto molto delicato, bello. La mia ansia sta iniziando a fare toc toc alla mia testa, perché come vi ho accennato stamattina, dall'una alle due sarò ospite, anche se solo in collegamento telefonico, sul Radio, che ho già accese e che inquadrerò anche con la videocamera. Sto iniziando ad essere agitata, anche se mancano circa 45 minuti, però sapete che sono super ansiosa. La mia mente funziona in questo modo: quando si avvicina a qualcosa di importante, anche se comunque sapete che sono stata ospite varie volte proprio dal vivo, anche proprio in televisione, lì da loro niente, mi fa sempre brutti scherzi. Per cercare di distogliere l'attenzione dalla mia ansia, sto già montando il vlog che vedrete appunto in questo momento, in realtà, però che vedrete per quanto mi riguarda domani. Mi sto portando avanti, però più che dare un messaggio di quelli seri, no, tipo indossate mascherine, che poi è una cosa scontata, ho cercato più di essere una figura di svago, no? Mamma mia ragazzi, meno male che era un collegamento solo telefonico, perché altrimenti avrebbero chiuso proprio la trasmissione tutti quanti. L'ansia è andata via come sempre, come al solito, ma mi conosco e la conosco, nel momento stesso in cui è iniziato tutto. Ormai sono anni che ci convivo con questa cosa. Io so che andrà via nel momento in cui dovrò fare una determinata cosa, però allo stesso tempo mi dà un fastidio assurdo essere in questo modo, perché non vorrei. Vorrei gestirla molto meglio, in realtà. Prima mi sono dimenticata totalmente di farvi vedere le ultime uscite Cosmify. Iniziamo da queste due creme viso di Erichioba. Il font lo amo e non vedo l'ora di provare tutto quanto, perché non ho toccato nulla di quello che vedete. Poi ci sono maschera viso e scrub viso di Makeup Delight. E parlando di maschere, ci sono queste quattro nuove maschere di Lolla, che io amo alla follia. C'è quella purificante, quella occhi, quella per la notte e infine quella idratante. Io amo perché mi servono tutte e quattro. Parlando poi di make-up, ci sono quattro paia di ciglia finte, che io non so mettere, ma perché mi sta guardando e le sa mettere, buon per voi. Vi faccio vedere i tipi che Giuliana ha deciso di produrre, e c'è ovviamente anche la sua colla. Per finire poi ci sono quattro illuminanti di La Make Up. Vi faccio vedere intanto questi tre mentre con l'altra mano cerco di aprire l'altro. Ok, ci sono due tonalità, come vedete, più scure e più rosate, e poi ce ne sono altre due, una chiara classica
e un'altra un pochino più doratina per l'estate. Adoro il packaging, questo color menta, non lo so, con trilli. Oddio, amo. Questo, ragazzi e ragazze, era quanto per quanto riguarda Cosmify. Vi lascio comunque tutti i link qua sotto se volete vedere e saperne un pochino di più. Mi è arrivato questo, adesso mi dico subito, oddio, ancora bollente, devo ancora aspettare. Vi dico subito che cos'è, mi è arrivato proprio stamattina, non è una sponsorizzazione, ve lo dico. E tra l'altro sono riuscita a bere finalmente il tè senza aggiungere neanche un granello di zucchero, perché col tempo si apprezza davvero il sapore senza aggiungere null'altro. Questo qui dovrebbe essere, sì, un roller per il viso al quarzo. Io seguo Spazio Grigio, che è un canale che è nato da poco, ma lo amo alla follia. Se non lo seguite, ve lo consiglio vivamente. E ha consigliato questo, cioè io sono proprio una che guarda un video, una consiglia un prodotto, ovviamente una che seguo con piacere e di cui mi fido soprattutto perché altrimenti avrei casa in base di prodotti consigliati. In bagno anche l'olio di cocco, però ve lo farò vedere dopodomani, perché domani ho intenzione di girare un altro vlog insieme a voi. L'ho preso su Amazon ed è quarzo. E questo, oddio, adesso non vorrei sporcarlo di trucco, però va proprio massaggiato sul viso in questo modo, dal basso verso l'alto, anche da questa parte piccolina qui, sulle tempie. E guardando le recensioni e ascoltando i consigli di questa ragazza, che è appunto il canale Spazio Grigio, dà ottimi risultati. Oh mio Dio! Se siete curiosi, vi lascio il link di questo anche qua sotto nell'info box. Ho 14,42, ragazzi. Mi vedo uomini e donne, dato che oggi, almeno la prima parte della mattinata barra pranzo, è stata super super intensa e super produttiva, quindi un'oretta di svago me la merito, un'oretta di svago trash me la merito. State pensando dei miei capelli? Domani, dato che girerò un altro vlog, ne approfitterò anche per farvi vedere la capigliatura mossa che ho fatto stile leonessa qualche giorno fa e vi è piaciuta tantissimo. La torta di mele, anzi la crostata di mele, è piaciuta tantissimo. Massimo mi ha dato la sua approvazione. Lui è molto critico per quanto riguarda il cibo, anche se si può pensare che con me sia un po' di parte, invece assolutamente no. Adesso mi guardo un po' di puntate di New Girl, me lo sto vedendo per l'ennesima volta, l'ho iniziato da una settimana, 10 giorni, e sono già alla terza stagione inoltrata. È bellissimo, molto leggero, quindi se volete passare una ventina di minuti, ma nel mio caso ore, 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 comunque se volete una serie leggera ma super divertente, questa è meravigliosa. Domani nel vlog che girerò vorrei fare un What a Hit in a Day. Spero che la cosa vi piaccia. Anzi, me lo chiedete molto spesso di farlo, però con un vlog magari ho un po' più di libertà anche per farvi vedere altre cosine, parlare un pochino a ruota libera. Sono le 9:30, adesso appunto mi guardo un po' di puntate, dopodiché mi struccherò e mi dedicherò al montaggio video. Quindi la mia serata sarà praticamente fatta in questo modo. Oggi ho fatto tante 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 cose. Non sono ancora stanca, ma sicuramente tra poco, quando mi sdraierò, mi conosco, mi verrà sonno. Ma resisterò, anche perché, ve l'ho già detto, devo montare questo video perché altrimenti non andrei in onda. In onda, vabbè, ok, non andrà online. Spero che appunto vi siate divertiti, di avervi fatto compagnia. Vi lascio la ricettina della crostata di mele qua sotto, compresa quella della pasta frolla, se magari me lo chiedete, se siete curiosi. Vi ricordo di nuovo tutti i link, quello di Fitvia, il codice sconto e tutti gli altri link che magari vi possono essere utili. E ci vediamo dopo domani con un altro vlog. Ciao!